Siamo in Vespa, ma sì, facciamoci un giretto. È bello farlo con Marco Giovannelli che sta facendo il Giro d'Italia. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti voi, buongiorno Lilli. Buongiorno, in Vespa per insomma in giro per l'Italia. Io tra l'altro ho davanti il tuo blog, la fotografia del tuo blog, invespa.com, ricordiamolo, dove tu fai il resoconto di questo diario di viaggio, molto interessante. E raccontaci, a me l'hai svelato fuori onda, ma raccontaci dove sei in questo momento. Sono in un posto incantevole, viene considerato, ne stanno parlando sul web, il 10° posto più bello, ed è sono gli scavi di Ostia Antica. Probabilmente meno famosi di altri posti, ma è incredibile perché è un parco archeologico enorme, oltretutto immerso in questa pineta di pini marittimi, quindi è veramente uno spettacolo. Oggi poi è una giornata bella, quindi si gode tutto perché c'è anche un po' di vento, quindi non fa manco tanto caldo. Bene, 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 bene. Con la tecnologia come stiamo andando? Perché so che avevi avuto un po' di problemi con i vari collegamenti, no, wifi, i eccetera. Ci sono ancora, li racconterò magari più avanti. I problemi ci sono ancora. Questo paese, davvero, quando ti muovi, ti rendi conto della distanza che c'è da come potremmo essere e come siamo. Ecco, un peccato questo. Perché ci sono, questa notte ho dormito in un hotel importante, 4 stelle, di proposito, proprio per poter avere la tecnologia, non vi dico quanto costa, morale, il wifi te lo fanno pagare e poi va a carbonella, come diciamo noi, un po' addetti. Anche noi. cioè, una cosa che definirla vergognosa è ancora niente, ma non tanto, io sono in giro per lavoro, in giro per ragioni turistiche un altro discorso, ma non cambia nulla, cioè tu non puoi far pagare un servizio a fronte comunque anche di un costo dell'albergo veramente sostenuto, ecco, non esiste. Vabbè, senti, ma poi tutte queste spese te le rimborsano? Ma quelle minute no. Vabbè. Quelle minute fanno parte del viaggio. Il resto sì, anche perché abbiamo qualche sponsor, sì. Vabbè, senti, Marco Giovannelli, ricordiamolo, tu stai in giro tutto il mese di agosto con la Vespa, con i colori di Radio Number One, questo ci piace un sacco, devo dire questa cosa. E tra l'altro ho reso conti di viaggio anche sull'Unità, sulla Prealpina, su Varese News, insomma, e su altre testate. Dove vai oggi? Cosa fai? Rimani lì tutto oggi, il giorno ad Ostia? No, io rimango qui ancora un'ora per finire di completare il giro, dopodiché vado a Sperlonga, che dovrebbe essere, una cittadina piccola e incantevole. È carina però, sì. Tra l'altro bello perché probabilmente se ce la faccio alle 5:10 potremmo avere in collegamento anche Chiara Valeria, che ha scritto questo libro della La Terza, Spiaggia Liberi Tutti, una giovane scrittrice brava, divertente, che è di lì, per cui mi racconterà lei che succede da quelle parti. Quella è una zona di costa poco conosciuta, ma molto molto bella. Bene, 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 bene. Quindi alle 17:10 altro collegamento naturalmente con Marco Giovannelli per farci raccontare com'è questo giro in Vespa con i colori di Radio Number One. Oppure seguitelo perché ci sono delle cose interessantissime anche sul suo blog www.invespa.com. Ciao Marco, buon viaggio. Ciao, ciao. E buona giornata a tutti. Grazie.